siamo Paolo. No, no, il video no, però. No, dai, dai. È la foto, non è il video, è la foto. Ma vai lì perché. Ma devi guardarlo negli occhi. Allora vabbè, un po' la storia, l'abbiamo fatta tutta in rima. C'era una volta nel regno di Fraso una donna che, curiosa del suo nascituro, si fece predire il futuro. L'astrologo Silvio fece un piano astrale e predisse che il bambino sarebbe stato un ciclista fenomenale. Adesso la sua storia vi vogliamo raccontare. Yuri si chiamava e a guardarlo un angelo sembrava. Con riccioli d'oro e un viso paffutello era però un gran monello. Fin da piccolo piani diabolici si ingegnava e tutti quelli intorno a lui fregava. La nonna Josie era una di quelle. Lei sempre in tasca teneva le sue caramelle, così lui vicino alla tasca si metteva e quando la nonna non guardava, tac, che lui tutte gliele rubava. Anche all'asilo era un furbetto e un giorno alla mamma fece un bel scherzetto. Finse un gran mal di panza per farsi un giorno di vacanza. Spavaldo però non era affatto, perché il buio lo faceva diventare matto. In camera da solo non entrava e prima la sorella ad accendere la luce mandava: Nancy, Nancy, le streghe mi vogliono mangiare. Io da solo in camera non ci voglio andare. Per ogni problema che lui aveva, alla sua gemella ricorreva. Lui a scuola non ha mai faticato, perché i compiti della Nancy ha sempre accoppiato. Era un bimbo sempre in movimento e in ogni sport era un portento. A 7 anni scoprì il suo vero amore e ancora oggi lo porta nel cuore. Da quando la incontrò non fu più lo stesso, la sua vita migliorò, non era mai depresso. Ogni santo giorno in sella saltava e a pedalare cominciava. Con gli amici del pedale ha iniziato a gareggiare e tanti trofei a casa riuscì a portare. In sella la sua bici come il vento andava e sulla via del Croce Domini papà Lorenzo superava. Anche se la bici nella sua vita è una costante, lui ne ha combinate davvero tante. Nelle sue avventure solo non è mai. Infatti ha tanti amici con cui combinare guai. Da DEC è il loro ritrovo abituale, dove ogni bravata possono pianificare. Spesso a pesca di struss vanno e al ballin tendono l'inganno. Ma visto che sparare è un'altra passione, con la cerva bianca vanno in missione. Questi video non devono andare su Facebook. Grazie a loro, sempre pieno è il congelatore. E poi quanto è polente al bai dell'ore. Ma la bravata più famosa è quella che ha reso la Marta furiosa. La Marta, de velo proprio. Lui e Mario nell'orto del Lello andarono e una borsa di pomodori rubarono. Ma la vicina, attenta al furto, è stata. Così la bravata e i ladri una ramanzina gli è costata. Quando a Campiglio il disco se n'è andato, anche lì una ramanzina si è beccato. In pista la mano ha allungato e il culo della cameriera ha palpeggiato. Gli butta fuori, a casa l'hanno voluto spedire, così neanche il suo cocktail ha potuto finire. Quante robe. Questa sarebbe lunga. Che lo sappiamo. Ma lui da niente si fa spaventare, perché con la sua faccia tosta tutto riesce ad affrontare. Tanti casini fa, ma anche belle soddisfazioni ci dà. Con le sue gare sempre ci sa emozionare e per questo ci piace andarlo a tifare. Tanti sono i fan che dovrebbero essere menzionati, amici e parenti sono i più sfegatati. Ma oltre ai tifosi ha uno staff eccezionale ed è anche grazie a loro se sul podio sa arrivare. Ciumla è l'autista, spesso lo porta sulla pista. Poi abbiamo Zela la dietista. Questo non lo devi mangiare se prima vuoi arrivare. Durante le gare i suoi amici con campanaccio e striscione lo fanno sentire un vero campione. Ha perfino le magliette personalizzate che dallo zio Paolo sono state pensate. Quando però i fan dal vivo non lo possono tifare, sulla pagina del Giulio si possono informare.
Ultima ma non meno importante è la sua fisioterapista strabiliante. Con le sue mani patate le sue gambe diventano alate. I suoi successi sono stati tanti, Milano Rapallo, Piccola Sanremo, Vuelta a Bidasso, Pesche Nettarine sono alcuni dei più importanti. Quest'anno con la Colpac ha fatto una gran stagione, tanto che ha rappresentato la sua nazione. A Nyon per l'europeo è andato e per il secondo posto ha esultato. Perfino i mondiali di Ponferrada l'abbiamo voluto seguire, dove il suo sesto posto ci ha fatto gioire. Ora la Nippo Vini Fantini ha approdato e finalmente prof è diventato. Ai tuoi successi adesso brindiamo e di farne molti altri ti auguriamo. Grazie.